Eccoci a pesca. Eh beh sì, ma si sa. Dai, va. Vado in bianco. Pescare, a parte il fatto che peschi con un po' d'ansia, si pesca bene. Sì, non sento neanche tu, cioè corrente c'è però. No, no, io pescare pesco bene, il vento è debole. Ancora non riescono a salire, ma manca poco. Ok! Palamita! No, no, non venire, non venire, man, è pericoloso! Non ti preoccupare, non ti preoccupare! No, la tiro su qua, tanto non è un pesce grosso! No, 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 no. Ok. No, 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 la lascio qua. La porto qua e la porto su così. Sì? Aspetta, con quest'onda. Via, 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 via. Via. Te l'ho detto che non dovevi stare. Vai. Thank you.
Hola, amigo. ¿Quieres el bonito? No, tranquilo, tranquilo, gracias. No, porque hoy estamos de vacaciones. Entonces no lo voy a cocinar. Y está casi muerto, no tiene sentido soltarlo. Soltarlo es... Gracias. De nada, mi amigo. Porque ya tenía sangre, ¿sabes? Sí. Y cuando es así, no es un pescado que puedes soltar. No. Te vas a... No, aparte se termina muriendo abajo en el fondo. Por eso te lo digo. Sí, vale, gracias. Buen día. Ragazzi, uscita una palamitozza in un mare che è impegnativo a dir poco. Anzi, troppo pericoloso, infatti. Facciamo 10 minuti di lanci e poi ce ne andiamo. Comincia a salire anche da questo lato. L'ho regalata a un simpatico ragazzo del posto, visto che cominciava a perdere sangue. È un pesce che sarebbe andato a morire se l'avessi rilasciata, perdeva sangue dalle branchie. E, è stato contento, a me ha fatto piacere. Noi non l'avremo consumata perché siamo qua in vacanza, ne abbiamo una già in frigo che la mangeremo stasera. E, va bene, dai ragazzi, sono in pesca, c'è un bel sole, si sta bene. Ho fatto un pesce, va bene così. 10 minuti, comunque un quarto d'ora al massimo e alziamo i tacchi perché inizia a essere calda la situazione. Molto calda. Amici, condizioni sempre belle impegnative. Belle, belle impegnative. Dai, conta fino a 10, capottiamo pure qua. Una festa di smarti scroccante scenderà. Mi sta venendo fame, mi sa che me ne vado via di qua. Vento e mare non mollano, ma questo è normale, sono in vacanza, quindi figuriamoci se il vento mi fa il piacere un attimino di mollarmi giusto un'oretta, no? Per lasciarmi fare due lanci. No. Non si può fare, dice il vento. No, non si può fare. Allora, strategia. Quattro occhi al mare, come il puffo, quello che mi stava sui c***i, puffo quattro occhi. Dopodiché, boom, lancio, atterraggio e attesa. Nell'attesa, sguardo sempre fisso alle onde. Nel caso me la corro come Usain Bolt alle maggiori altezze, apro l'archetto e via, si corre. Non è un bel pescare, nel senso che mette sempre un po' di ansia, di spavento, si pesca con quella sensazione di insicurezza che ci deve essere, perché quando ci sentiamo sicuri poi succedono le brutte cose. Invece un po' di paura ci vuole. Allora, la corrente ha mollato, molto. Il vento no. Il vento quello non molla mai. Oh! Oh, oh, oh. No, vabbè, con sti muraglioni di acqua, ragazzi. L'unica cosa buona, cioè la cosa buona di questo spot è la posizione, vedete? Ho la visuale proprio perfetta di quello che succede. E una buonissima via di fuga alle spalle. Quindi vedete, arrivano ste onde. E io me ne scappo dietro. Andare nelle rocce asciutte solitamente è sempre meglio. Ma non vi fidate, perché il mare può salire uguale anche su quella asciutta in un'onda più alta della serie. Quindi dovete sempre avere una via di fuga. O a destra, a sinistra, dove volete. Adesso ho montato un castacker da 90 grammi, vediamo cosa riesco a fare. Condizioni, ragazzi, sono estreme. Sono molto, molto estreme.
però questo è un bel lancio. Quando, o meglio, se siete in una vacanza di pesca, qualche giorno di pesca, magari vi volete avventurare nella pesca in oceano da terra, se non avete proprio esperienza, vedete un mare con queste condizioni, lasciate perdere. Ma tu poi ci vai? Sì, ci vado, ma a mio rischio e pericolo, e non lo consiglio di fare, e qualche annetto di esperienza ce l'ho. Se però tuttavia volete cimentarvi nell'impresa, lasciate che vi dica un paio di consigli. Quando siete in uno spot dovete controllare sempre di avere una via di fuga. Non vi mettete mai in quelli che chiamano il cul-de-sac, no? Una roba tipo un imbuto o una parete verticale dietro, una cosa dove non riuscite a scappare quando vedete un'onda. Perché se arriva un'onda più grossa, dietro magari avete una parete, che ne so, verticale, dove non riuscite a arrampicarvi e a guadagnare, diciamo, un punto sicuro, oppure, che ne so, un pianoro che poi defluisce in acqua, in quel caso siete nei guai. Perché nella malaugurata ipotesi che un'onda più grande di quelle che avete calcolato vi raggiunga, rischiereste veramente di finire in acqua. A quel punto sareste veramente nei casini, ma nei casini totali, anche se siete dei buoni nuotatori. Ovviamente consiglio a tutti di essere preparati fisicamente, nel senso, se non siete a vostro agio in acqua, se non riuscite a nuotare più che bene, evitate proprio di cimentarvi. Ovviamente il goal è quello di non finire mai in acqua, non finire mai in acqua. Certo che nella malaugurata ipotesi che la cosa dovesse succedere, se siete dei buoni nuotatori che conoscete un po' anche come si formano le correnti, non cercate magari di avvicinarvi a riva, diciamo, in un canalone di questo tipo, ovvero un canalone che spinge verso il fuori, voi dite: ma il punto più vicino che ho per uscire dall'acqua. Quella è una cazzata che fate, dovete mantenere la calma. In questo caso, vedete, qua siamo in una rada, la cosa migliore è prendersela più lunga, nuotare completamente, farsi magari 200-300 metri e andare nella, diciamo, nel calmo, nella spiaggia. Evitate di dire: oh, ma qua sono caduto a 2 metri, se do 2 bracciate esco subito da lì. No, perché se siete controcorrente vi spaccate, consumate tutte le energie, andate in panico ed è ancora peggio. Quindi ovviamente dovete avere un po' di preparazione fisica e saper nuotare un po' bene. Di conseguenza, la cosa migliore, appunto, fare dei giri larghi e cercare una rada o qualche posto, appunto, dove riuscire a... Questo era un serrone, cazzo! Questo era un serrone grosso e mi ha tagliato il cast tacker. 60, 60. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Non mi incazzo neanche, guarda, la prendo così come va. Poi magari mi incazzo dopo, però per adesso pazienza, dai. Allora, ragazzi, dopo sta sudata clamorosa mi prendo la droga. Mi prendo un po' di magnesio, potassio e magnesio. Ho sudato come un narcotrafficante a un controllo di polizia e quindi adesso devo reintegrare i sali minerali, i sali. Ah, che buoni sali. Belli freschi. Allora, un po' di sali minerali li abbiamo reintegrati, quindi adesso non ci resta che rilanciare
Direi un 70 grammi, direi, perché il 50 grammi, infatti prima avevo il cast stacker da 90, rest in peace, maledetto, maledetto, quel pesciaccio maledetto, il pesciaccio maledetto che si è mangiato il fumetto, fumetto di pesce. Oh, ho detto la cazzetta. Comunque stavo disquisendo prima di sicurezza, perché vabbè, in effetti sparo un sacco di cazzate, me ne rendo conto, però il discorso era serio. Allora, prima stavo dicendo, quando quel pesciaccio maledetto mi ha interrotto, appunto stavo parlando di sicurezza. Quale consigli posso darvi? Il primo, beccato un mare del genere, evitate di scendere sullo spot. Ma se uno c'ha 3-4 giorni, una settimana e vuole pescare, come fa? Esatto ragazzi, è esattamente la mia situazione, no? Se uno c'ha quei giorni lì e c'è quel mare lì, cosa deve fare? Ok, come sempre, ognuno fa le cose proprio a proprio rischio e pericolo. Io lo faccio, ma non lo consiglio assolutamente. Ripetendo quello che ho detto prima, se lo volete fare, cercate a meno di utilizzare tutta una serie di, come possiamo chiamare, accorgimenti per cercare di limitare i rischi. Quindi osservate sempre bene lo spot, memorizzatelo per capire dove muovervi in caso di caduta in acqua, cioè in caso, scusate, anche di caduta in acqua, sì, ma soprattutto in caso appunto di un'onda più imponente, dovete cercare di avere una via di fuga, importantissimo, come ho detto prima. Sicuramente anche una buona idea avere un giubbino di salvataggio. Sembra un po' un'esagerazione, però in oceano un giubbino di salvataggio è sicuramente una buona idea, specialmente se non siete dei nuotatori provetti, che è una cosa che comunque, ora non vi dico che dovete mettervi a prendere lezioni di nuoto solo per andare a pescare, ma se avete una buona esperienza di nuoto, sapete nuotare anche solo magari con le gambe, senza utilizzare le braccia in caso di crampi, insomma tutte queste cosine qua, è meglio, vi aumentano in maniera esponenziale le possibilità di cavarvela in una situazione brutta nel caso finiste in acqua. Anche perché appunto l'errore peggiore, come stavo dicendo prima, è quello di voler uscire nel punto più vicino, che magari è un punto più pericoloso, no? Quindi con della roccia così tagliente, con delle grosse patelle, formazioni calcaree, eccetera eccetera. La cosa migliore che potete fare è nuotare in direzione di una baia, come in questo caso vedete alla mia destra c'è una spiaggia riparata, che sarebbe una potenziale via di fuga. Se invece siete in una scogliera, che ne so, a picco sul mare completo, in quel caso probabilmente è meglio andare verso, diciamo, non dico il largo, ma andare fuori un po' dalle schiume, e poi ovviamente essere sempre in due o in tre, in modo che qualcuno chiami i soccorsi via mare o via aerea, insomma, se siete in una situazione davvero di questo tipo è la cosa migliore. Se vedete che appunto le onde non vi permettono di uscire dall'acqua senza grattugiarvi o sbriciolarvi letteralmente sulle rocce, lasciate perdere, perché veramente rischiate di lasciarci le penne nel tentativo di uscire fuori dall'acqua e verreste praticamente triturati da quelle che sono le onde. Quindi ragazzi, ve lo ripeto ancora una volta, se vedete un mare così o più forte, perché questo non è neanche così estremo, è già un mare impegnativo ma non è estremo, però è già potenzialmente pericoloso, in oceano soprattutto, quindi magari evitate o cambiate spot. Se proprio non avete altre opzioni, che dite no vabbè, ma che ne so, il mio ultimo giorno di vacanza, due lanci voglio farmeli, e allora a quel punto fate come vi ho detto prima, cercate di prendere tutte le precauzioni possibili, mi raccomando.